Corso Secondigliano, Piazza Carlo Tezzo, Via Epomeo, Vomero, Baia Domizia e Giuliano. Sì, parliamo di porzioni di pizza e lui è il nostro fedelissimo amico. 1,2 kg di leggerezza, wagyu, veramente una nuvola. E dopo averlo steso posizioniamolo in una teglia 60x40. Un filo d'olio extravergine e hoppla! La prima cottura 6-7 minuti a 280 gradi. Mi metto i guantoni per cuocerlo, ma subito mi trasformo in Mike Tyson. La prima cottura è pronta e allora va sfornata, ma va fatta anche raffreddare. Nel frattempo preparo la parte iniziale del condimento, pomodori all'insalata, a frullare, una bella burratina, a frullare, e otteniamo così una delicatissima crema che subito dopo aver sfornato la pizza andiamo a posizionarla sopra. Wagyu, un filo d'olio ancora e hoppla, di nuovo in forno. E allora di nuovo al condimento finale, i pomodori all'insalata, il fior di latte di acerola. Wagyu, la pizza è pronta. E allora posizioniamo tutto sopra con tanta precisione, pomodori all'insalata e fior di latte di acerola, un pizzico di origano di collina, il basilico a crudo e ancora un filo d'olio dopo aver messo anche un po' di sale. Wagyu, guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate ma non imitate, perché pure questo sa da saper fare. Wagyu, ma ha fatto cric, ho fatto croc.